Ciao a tutti i Tarta amici di Tarta YouTube TV. Finalmente siamo tornati. Ho avuto qualche problema tecnico, stiamo risolvendo, non abbiamo risolto. Quindi sono tornati oggi con questo nuovo video. Si avvicina la Pasqua, come sapete, Pasqua Pasquetta, tra un po' sulla settimana santa. E allora, come vedete, il video che vi propongo oggi, come avete letto dal titolo e come state vedendo l'immagine che abbiamo qui davanti, e 15 uova di Pasqua così strane che vi faranno impazzire, perché ci sono in giro delle uova di Pasqua stranissime. Quindi vediamo cosa ci dobbiamo aspettare per questa Pasqua. Le prime le stiamo già vedendo. Queste piaceranno molto alla mia amica, Lady. Ed anche Bechecca, non mi ricordavo il nickname. Detta anche Bechecca. Ciao Lady, un bacio per te. Queste uova di Pasqua a forma di unicorno. In realtà sono molto carine, molto originali, bene cari per i bambini. Anche se si sa che il bambino gli può fare l'uovo di Pasqua particolare quanto vuoi, la cosa importante è la sorpresa che ci devi mettere dentro. Non è che non mettere la carta fuori, basta che metti una bella sorpresa dentro. Della Cookie Multifood. Ma questa è della di Pasqua 2018, dell'anno scorso. Andiamo avanti. Questo abbiamo un uovo a forma di coccodrillo. E il coccodrillo come fa? Chissà quello di cioccolato. Il cioccodrillo. Luisella pasticceria. Adesso la puoi trovare alla pasticceria di Luisella. Buon primo giorno di primavera. Poi. Ah, bello questo, a forma di hamburger. Luca il nuovo, pure le patatine fritte sotto sono di cioccolata pure quelle. Da prendere a morsi. Torte di Luisa. Questa è una famosa pagina, torte di Luisa. Ha delle torte veramente particolari. Dei dolci particolari. Però mi farebbe un po' impressione. Cioè a livello visivo vedi sta cosa che sono patatine, insalata, il formaggio, pomodori, poi lo mordi del cioccolato, ma non mi avrebbe un po' impressione, boh. Avanti. Cos'è? Cos'è questa cosa? Dob Nicola. Toro e zebra. Oddio, forno di animali. Però sarebbe bella, ve ne immaginate la. Come segna posti, non è male l'idea, no? Per il pranzo di Pasqua, la cena di Pasqua. Al tavolo, no? Vai, organizzi la tavola, ogni posto le persone li metti in porta uova con questo uovo a forma di animale sopra. Sperando che nessuno dei commensali si offenda. Che cazzo è questo? Signora Realuz, che cos'è? Cioccolato pastry. Una cosa fatta a cazzo così buttata lì. Ho fatto l'uovo di Pasqua. Boh, andiamo avanti. Ah, beh, che questo invece. Questo mi fa un po' impressione, mi ricordo. Il destino mi fa un po' impressione. Andrea Genova Chocolatier. Perché c'è scritto Genova Chocolatier Naples Chocolat Cioccolato. Deciditi, sei di Napoli o di Genova? S.Reg nel 2018. Arte, passione, la luce. Vale Tinap ci propone questo uovo a spirale. Questo è un uovo per l'arte di alta pasticceria, eh. A mangiare con gli occhi, questo come c'è scritto sopra, se si è rigolosi mi piace mangiare prima di tutto con gli occhi. Questa è la gallery che fa per voi. È proprio quella che fa per voi. Mangiare con gli occhi. Questa cos'è? Non avevo notato ancora. Le meringhe. Ma una domanda, non è cos'è, non è chi l'ha fatta. Perché? 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 Ma. Una pecora, eh. Cos'è? Questa è un'inversione lo chef, l'arabica morbegno, mini uova Lindt per dolci pensieri di Pasqua. Ma
Della Lindt pure, cioccolata buona. Tu che tipo sei? Ah, ecco, questa secondo la tua personalità. Ecco, io per esempio, questa è la regaleria alla Lady. Lady e Marilina, ditemi se siete d'accordo con me quando vedete questo video, scrivetelo nei commenti. Sembra manco fatto apposta, per queste tre mi sembrate Marilina, Beatrice, Lady e questo io, sembravano i tre, così. Ditemi se siete d'accordo. Cazzo, 4 euro l'uno queste cose qua, mamma mia. Avanti. No, l'uovo vorpo. Ovetto segna posto in cioccolato con denti. Vedete l'idea che dicevo, ma io segna posto. Ovetto segna posto. Napoli. Sono una città di mare, per avere questi idee. Ho nella mia Taranto a Napoli. Perfetto. Infatti c'è il mare sullo sfondo. Gufo! L'uovo di Pasqua per tutti gli anti-juventini. Juventini d'Italia, unitevi. Regalate quest'uovo a tutti gli altri giuventini che conoscete, i gufi. 100 grammi di puro cioccolato belga. Torniamo al mare. Juanin Rece, per non annoiarci mai, cioccolato Vallaruna. Pasticceria Curvendimiglia. Che bello e stupendo, che bello e stupendo, uomo. Beh, carino. Questo è molto delle parti mie, molto tarantino come uovo, no? Mi sa molto di Taranto. Oh, bello, bello, dai, bello veramente. Avanti. Ah, l'uovo di Peppa Pig. Mamos Café, uovo di Pasqua. Maialino eleganti, non solo il tuo uovo. E che messaggio. No! Bellissimo. Uovo di... Mi chiamano sì così, non mi ricordo più. Oh, i Minion! Non mi veniva i Minion! Uovo di Minion, bellissimo, raga. Facciamo un anzi. Ah, l'uovo per signore. Le Petit Boucher. Questa qua lo vedi bene nella Petit Boucher, fa pure rima con Ferrero Rocher. Ricordate quella della pubblicità di Ferrero Rocher? Ambrosio, mangiate da sola, vostro asino. Andiamo avanti. Ah, sono finite. Siamo tornati a quella nell'inizio. Bene, quest'uovo avete visto, sono delle vere e proprie opere d'arte. In attesa delle uova di questo prossimo 2019 faremo un video alla fine, se ne escono altre di più strane. Questa è telepatia, ho nominato la mia amica Lady e Lady mi ha mandato un messaggio vocale. Per questo video è tutto, seguitemi sui miei social, da oggi vi ricordo che sono anche su Telegram, quindi potete trovare il nome del canale su Telegram, tanto YouTube TV. YouTube TV, trovate anche su Telegram, quindi uniamoci anche lì nella community e seguitemi e condividete il video, condividete, se non siete ancora fatto iscriviti con il tastino che c'è là sotto, cliccate la campanella per non perdervi neanche un video quando li faccio. Non so quando uscirà il prossimo. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.